Alfa 58 è una nuova fotocamera entry level con tecnologia translucent Sony, successore dell'Alfa 37, arriva sul mercato ad aprile e offre alcune novità molto importanti. Intanto un sensore completamente rinnovato da circa 20,1 megapixel accoppiato ad un processore Bions, anch'esso completamente nuovo, di diretta derivazione da Alfa 99, quindi molto molto veloce nell'elaborazione delle informazioni. Che cosa aggiunge, ed è la prima fotocamera Sony Translucent a farlo per il target e per la tipologia di prezzo che offre al mercato? Il mirino OLED. Il mirino OLED, già introdotto su Alfa 77 e successivamente su Alfa 99, viene adesso portato su una fotocamera entry level con tutti i vantaggi che ciò comporta in termini di risoluzione d'immagine, di nitidezza e soprattutto contrasto e naturalezza dei colori, per cui qualunque utente avrà a disposizione il massimo della qualità nella nostra tecnologia di mirino elettronico che abbiamo portato con la tecnologia Translucent. Come dicevamo, è una fotocamera entry che però non rinuncia a tutto ciò che Sony ha portato sul mercato in termini di precisione e velocità dell'autofocus, per cui un sensore con 15 punti e 3 sensori a croce, un autofocus precisissimo e velocissimo in ogni condizione di scatto, sia che parliamo di scatto a raffica, sia che parliamo di video. Uno scatto a raffica che in questo caso è di 8 fotogrammi per secondo in modalità telezoom, quindi una velocità molto molto elevata per il prezzo della fotocamera e per il target cui si rivolge, quindi una fotocamera entry. Video invece che sono in Full HD, quindi a 1080x1920i, ottenibili semplicemente grazie alla pressione di un pulsante dedicato, con tutto il vantaggio delle ottiche intercambiabili associate a un ampio sensore. LCD molto molto versatile in quanto è orientabile, e questo è anche un plus per una fotocamera di questo tipo con un prezzo di 550 euro. Nuova slitta multi-interfaccia, come la chiamiamo noi, che è una slitta ISO prima di tutto, ma con dei contatti per avere delle funzionalità in più e degli accessori dedicati che Sony riesce a offrire. La batteria della fotocamera è la 500H, quindi quella appannaggio delle fotocamere superiori, per cui Alfa 77 e Alfa 99, sia utilizzandola con mirino che utilizzandola con LCD. Una nuova funzione viene introdotta ed è la prima fotocamera ad averlo, si chiama Lock-on Autofocus. Come sapete, la tecnologia Translucent punta molto sull'autofocus. La tecnologia Lock-on di fatto va in automatico a riconoscere non solo il soggetto da mettere a fuoco, bensì la dimensione stessa del soggetto, adattandola ai suoi movimenti, quindi il risultato è una precisione dell'autofocus molto più elevata rispetto ai modelli precedenti. La fotocamera arriva sul mercato ad aprile, quindi subito dopo il Photoshow, ad un prezzo al pubblico di 550 euro.